Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su questo canale. Io sono Alice, per chi non mi conoscesse. Oggi facciamo un video sulla skincare, o comunque voglio provare con voi una maschera della Seven Heaven, non so se la conoscete. Sicuramente su internet avrete visto tanti video riguardanti queste maschere e di solito infatti si trovano in questo formato. Questa invece è una maschera all'argilla rossa che poi, se volete, proveremo in un altro video. Ma torniamo alla nostra maschera. Allora, innanzitutto questa è una maschera Black Seaweed, quindi una maschera all'alga nera, ed è peel off, quindi di quelle che si strappano. Sulla confezione c'è scritto Deep Pore Detox Easy Peel Mask, quindi in teoria è facile da togliere. Questo lo vedremo insieme. Questa è una maschera per tutti i tipi di pelle, infatti c'è sempre scritto qua sopra. È una maschera che non ho mai provato, in generale all'alga nera non ho mai utilizzato, ma soprattutto questa, e mi ha incuriosito perché era nel tubetto. Infatti io col tubetto non le ho mai viste, quindi ho pensato di fare un video sulle prime impressioni su questa maschera, che comunque io acquisto generalmente la Seven Heaven. E ho già utilizzato diverse maschere peel off, quindi proviamole insieme. Allora, andiamo ad applicarla. Io ho diversi punti neri sul viso. Diciamo che la mia pelle non ha grandi imperfezioni, a parte i punti neri e a volte qualche macchietta. Quindi passiamo all'applicazione. Allora, il profumo è delicato, sa tipo di sapone, non so, è un profumo delicato comunque. Si stende facilmente. Allora, io la applico in questa zona, sul naso, ad esempio la zona del naso, e qua vicino alle narici è la zona dove ho più punti neri, quindi magari lì ne metto un pochettino di più. Poi c'è scritto di lasciarla in posa per 20-25 minuti. E anche il mento è una zona dove ho tanti punti neri. Vado anche a metterla qua sotto. Ok. Allora, qua dentro ci sono 100 ml di prodotto. Io nella mia città la compro all'OVS. Praticamente c'è uno stand che vende cose della Essence, Shaka. Purtroppo c'è da dire che quello stand è sempre messo male, nel senso che i prodotti sono sempre mezzi aperti, mezzi buttati. Per fortuna le maschere sono sempre belle sigillate, chiuse. Allora, in questo momento sono le 9:24, aspetto 25 minuti e vediamo insieme come si toglie. Eccomi, allora sono le 10:04, come vedete non riesco a parlare perché ho tutta la pelle che tira. Ho alcuni pezzettini che ancora non si sono asciugati proprio perfettamente, però la voglio anche un po' togliere perché dopo un po' dà fastidio. Sembra facile da rimuovere. Allora, qui incomincia a fare un po' male, però poco poco, molto leggera, diciamo, come... è molto tranquilla, non so come dire. Ovviamente, ad esempio, io qui ho l'attaccatura di capelli e se l'avessi portata sopra lì avrebbe fatto più male, quindi se avete un'attaccatura di capelli come la mia cercate di stare più in dentro. Se invece vi capita per sbaglio di passarla sopra le sopracciglia, non andate a strapparla ovviamente, ma cercate di sciacquarla con l'acqua perché tanto andrà via. Ok, quindi qua si sta togliendo perfettamente. Ok, è molto delicata. Andiamo nella zona del naso,
E comunque ha un buon profumo, quindi non dà fastidio. Allora, ho avvicinato la telecamera, mi ha lasciato dei segnetti neri per l'applicazione. Qui mi ha lasciato un segnetto rosso che ovviamente poi sparirà, però è il punto in cui diciamo mi ha fatto più male, vedete? Perché il punto più delicato è quello magari vicino ai peletti, quindi probabilmente la prossima volta devo stare più in dentro. A vederlo così mi sembra che mi abbia minimizzato i pori, però ovviamente devo andare a risciacquare il tutto. Vado a risciacquarla e poi ne parliamo bene nel complesso. Se vedete il viso un po' arrossato non vi preoccupate, perché sono andata ad applicare, a risciacquare bene ed applicare la crema idratante. Le mie considerazioni finali sono che, allora, la maschera mi piace, i punti neri li ha tolti, ovviamente una minima parte, è una cosa che bisogna fare almeno una volta a settimana. Mi ha lasciato la pelle molto morbida e vi consiglio comunque di acquistarla se la vedete in giro, se avete la curiosità di provarla, provatela, perché comunque è un trattamento rilassante e vi lascia la pelle molto più liscia. Molti punti neri, quelli più piccolini, quelli più facili da levare, li ha tolti. Tanti invece sono ancora dove erano prima. Non saprei definirvi il profumo che ha, però sa tipo di sapone, non so. E per farla asciugare ci vuole una ventina di minuti, mezz'oretta, su per giù. Quindi comunque se acquistate maschere in tubicino così o monodosi di questa marca, sono sempre tutte delicate, perciò chi ha le pelli più sensibili può utilizzarle. Il prezzo è di 5,99 €. Se avete la curiosità di acquistarla, io ve la consiglio, perché comunque come maschera mi è piaciuta. Quindi questa era la first impression di questa maschera. Io spero vi sia stata utile, se trovate il prodotto fatemelo sapere, se l'avete già acquistato fatemi sapere se, come vi trovate, se la utilizzate già da tanto tempo. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!